Oggi questo bellissimo bicchiere Liberty è in regalo per te con ogni confezione da 20 o 30 dadi Maggi. Nella carta American Express è scritta una parola che la rende assolutamente unica. Titolare. Non è la collana che avevi perso? Sì, ma era assicurata. L'avevo comperata con la carta. Atene stanotte. Certo, pago da qui. Abbiamo perso la carta. Anche i documenti. Siete venuti nel posto giusto. Non c'è alcun problema. Carta American Express. Chi è titolare ha i suoi privilegi. Richiedetela subito. Musica, ritmo, colore. Le donne più belle del mondo. A febbraio il Carnevale di Rio. Si surriscalda la politica italiana. Con un corsivo non firmato sulla prima pagina dell'Avanti, il Partito Socialista critica aspramente la politica fiscale del governo ed annuncia battaglia nella sede più propria, cioè il Parlamento. Il Presidente del Consiglio De Mita ha convocato per domani un vertice dei segretari della maggioranza. E intanto i sindacati sembrano intenzionati a confermare lo sciopero generale del 31 gennaio. La manovra fiscale sta mettendo a dura prova l'unità del governo. La proposta dei ministri economici di restituire il drenaggio fiscale già dal prossimo anno, coprendone i costi con la tassa sulle rendite finanziarie, è ritenuta inaccettabile sia dal Partito Comunista sia dai sindacati. Le critiche giungono anche dal Partito Repubblicano, che non condivide l'impegno alla restituzione del fiscal drag. Intanto oggi, nella conferenza stampa di fine anno, il segretario della CGIL Bruno Trentin ha ribadito la posizione dei sindacati. Se il governo accetta di trattare con il movimento sindacale per quello che è, cioè come un interlocutore di carattere generale che porta un interesse generale all'attenzione del potere esecutivo, se il governo accetta di rivedere il complesso della manovra fiscale che ha varato ignorando l'opposizione dei sindacati con gli ultimi decreti, è possibile revocare lo sciopero generale, ma bisogna che queste condizioni insieme siano riunite. Oggi non ci sono. Per superare i difficili banchi di prova del 1989, la CGIL ha fatto anche appello all'unità delle tre confederazioni sindacali. È un obiettivo indispensabile dal momento che mai come oggi il sindacato dovrà misurarsi con problemi di massimo impegno. La questione Fiat, la salvaguardia dell'occupazione negli stabilimenti di Bagnoli, la ripresa della vertenza trasporti sono tutte situazioni che hanno bisogno di uno sforzo comune. Proprio per questo Trentino ha rilanciato la proposta di una massiccia campagna unitaria per il reclutamento dei nuovi iscritti. Da domani in Italia comincia una settimana di caos per il trasporto aereo. I piloti entrano in sciopero, aggravando la già difficile situazione negli aeroporti italiani avvolti dalla nebbia. E per la fine del mese è stato già proclamato lo sciopero totale dei piloti a PPL. Questa volta non saranno risparmiati neanche i voli per le isole. Lo sciopero proclamato dai piloti aderenti all'ANPAC e alla PPL per il rinnovo contrattuale inizierà domani 12 gennaio e per 2 ore al giorno proseguirà fino al 20. L'agitazione dei piloti si svolgerà così. Dal 12 al 20 si fermeranno tutti gli scali nazionali e tutti i voli a corto raggio. Dal 14 al 20 inoltre non partirà neanche il Jumbo 747 all'Italia in servizio da Roma a New York. Infine, il 15 e il 20 gennaio, dalle 12 alle 14, sciopereranno anche i piloti dei voli a lungo raggio, cioè quelli di tutte le linee intercontinentali. Un'altra ondata di agitazioni si riverserà poi di nuovo sui cieli italiani a fine mese. L'Associazione dei Piloti APPL ha infatti proclamato oggi 10 giorni di sciopero totale dei propri aderenti dal 25 gennaio al 3 febbraio. Migliaia di lavoratori in piazza oggi a Napoli. Lo sciopero generale di 4 ore sulla vertenza Bagnoli ha praticamente paralizzato il capoluogo partenopeo. Ancora la rabbia di Napoli in piazza. Un corteo di 20.000 lavoratori, secondo la stima del sindacato, ha riportato per le vie della città la protesta dei caschi gialli dell'Italsider. Il casco giallo non va.
Lo sciopero generale è stato proclamato da CGIL, CISL, UIL per protestare contro la decisione assunta in sede comunitaria ed ora sospesa dal governo di Roma di chiudere Bagnoli. Ma non è stata solo una manifestazione di protesta. Il sindacato chiede infatti con forza la reindustrializzazione della zona e lo pone come obiettivo da raggiungere al più presto. Lo stesso Ottaviano Del Turco, segretario generale aggiunto della CGIL, nel discorso conclusivo della manifestazione ha affermato che la vertenza Bagnoli sarà un ulteriore banco di prova sulla reale volontà del governo di avere un rapporto positivo con il sindacato. Il caso Fiat. Il segretario comunista Occhetto ha consegnato oggi al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il dossier preparato dal PC sui presunti comportamenti antisindacali della casa automobilistica torinese. E da Torino intanto la Fiat annuncia nuovi record di vendita. Nel bel mezzo di un braccio di ferro con i comunisti, che rievoca periodi ormai trascorsi di storia italiana, la Fiat ha annunciato i traguardi record raggiunti nell'88. L'anno appena trascorso è stato tutto d'oro per la casa automobilistica di Torino. Con 2.229.000 veicoli venduti, la Fiat ha superato ogni suo record, migliorando del 9,4% la soglia dell'87. Sul mercato europeo, che tradotto in cifre vuol dire quasi 13 milioni di vetture vendute, la quota Fiat è passata al 14,9%. La dura polemica esplosa dopo le accuse mosse alla Fiat da alcuni suoi dipendenti intanto divampa, mentre ieri a Torino il direttore delle relazioni esterne Anibaldi aveva negato che la Fiat facesse pressioni ai danni di lavoratori sindacalizzati, il ministro del lavoro Formica ha detto oggi che alcuni episodi antisindacali sono effettivamente successi nel gruppo torinese. Sul tema domani la Commissione Lavoro del Senato ascolterà sia la Fiat che i sindacati. Nel pomeriggio infine il segretario comunista Occhetto ha presentato al presidente Cossiga un intero dossier su tutta la questione. Il colloquio tra Cossiga e Occhetto al Quirinale è durato oltre un'ora. Svolta in Ungheria. Oggi il Parlamento ha approvato a larga maggioranza la legge sul diritto d'assemblea e di associazione. In Ungheria, dopo 40 anni, torna il pluripartitismo. Dopo un solo giorno di dibattito in aula, oggi alle 10 il Parlamento ungherese ha approvato due progetti di legge destinati a cambiare la vita politica del paese. Il POSU, partito operaio socialista, l'unico per 40 anni a detenere il potere, sarà affiancato da altre formazioni legalmente riconosciute. Con questo nuovo assetto democratico, l'Ungheria si presenterà alle elezioni del 1990. Solo il prossimo agosto verrà votata la legge quadro sul diritto d'associazione e dunque solo da allora i nuovi partiti diventeranno operanti. Uno slittamento di 7 mesi concesso al governo per elaborare la struttura delle nuove organizzazioni politiche che nulla toglie al grande evento storico. Il cammino del cambiamento sarà lungo e non facile. Il paese versa in una gravissima crisi economica e le concessioni sul terreno politico potrebbero suonare come un tentativo per stemperare il malcontento popolare. Resta il fatto che il 1989 è per l'Ungheria l'anno dei grandi cambiamenti. Il parziale ritiro delle truppe sovietiche dal paese è un altro segnale destinato ad avere grandi ripercussioni sulla vita nazionale. Clima di svolta politica anche in Jugoslavia. Sotto la pressione delle manifestazioni di ieri si è dimessa oggi la presidenza della Repubblica del Montenegro. A Titograd la folla è tornata nelle strade, stavolta però per festeggiare in modo pacifico i mutamenti politici che si prospettano per la regione. L'11 gennaio 89 probabilmente passerà alla storia della Jugoslavia come il giorno della svolta o delle grandi novità nella nuova era della perestroica ormai generalizzata all'intera Europa dell'Est. La folla di Titograd, capitale del Montenegro, l'ha spuntata. Dopo le manifestazioni di ieri, oggi si è dimessa la presidenza della Repubblica Montenegrina. Si attende da un momento all'altro le dimissioni del vertice della locale Lega dei Comunisti, anch'esse sollecitate a gran voce dai dimostranti di Titograd. L'altro avvenimento storico della giornata interessa la Repubblica Settentrionale della Slovenia. Un gruppo di cittadini ha formalmente costituito oggi l'Unione Democratica Slovena, la prima organizzazione politica indipendente nata in Jugoslavia. Fra qualche giorno sarà la volta del Partito Socialdemocratico, poi entro l'anno di quello democristiano. A Parigi si sono chiusi i lavori della conferenza sulle armi chimiche. Il documento finale non contiene novità sostanziali. Per il momento c'è solo una generica condanna per l'uso di questo tipo di ordigni. Ne parliamo fra poco.
Giovani tentazioni, le autoradio Majestic. La crisi Stati Uniti-Libia, la portaerei americana Roosevelt è entrata questa mattina nel Mediterraneo. Secondo Washington si tratta di un normale avvicendamento di imbarcazioni con la Kennedy, ma il timore è di una nuova prova di forza. Intanto alle Nazioni Unite questa sera alle 21.30 ora italiana si dovrebbe discutere e votare una risoluzione che deplora l'azione con cui i caccia Tomcat statunitensi hanno abbattuto i MiG di Tripoli. La sessione di dibattito di ieri aveva riservato comunque un nuovo scambio di accuse fra il rappresentante libico e quello statunitense. Il delegato di Tripoli ha detto che gli Stati Uniti, nonostante ogni dichiarazione di segno opposto, continuano ad attuare nel Mediterraneo una politica aggressiva. Secca la replica del delegato di Washington, che ha definito non credibili le accuse libiche. Sul duello aereo nei cieli di Tobruk è intervenuto ieri anche il presidente Reagan, che ha difeso l'operato dei piloti statunitensi che hanno sparato, ha detto soltanto per difendersi. La conferenza sulle armi chimiche di Parigi si è chiusa stasera con l'adozione di un documento che condanna l'uso di questo tipo di armi. C'è soddisfazione negli ambienti diplomatici, anche se per la messa al bando degli ordigni chimici si dovrà attendere ancora. 5 giorni di lavori per mettere a punto una dichiarazione finale che rinvia la soluzione del problema armi chimiche ad un'altra sede. I 149 paesi partecipanti hanno infatti approvato stasera un documento che condanna sì l'uso dei micidiali gas bellici, ma rimanda alla questione più delicata, cioè quella della produzione delle armi chimiche. Il vero bilancio di Parigi si potrà fare quindi solo a Ginevra, dove si svolge la conferenza per la messa al bando di questi ordigni. Nonostante le apparenze, la conferenza è stata un successo diplomatico. La commissione incaricata di preparare il documento finale ha mediato smussando le intransigenze dei diversi partecipanti. È stato evitato fra l'altro il collegamento diretto auspicato dai paesi non allineati fra l'eliminazione delle armi chimiche e la rinuncia all'atomica. Su questo punto per una volta concordavano sia Mosca che Washington. Fra l'altro la positiva conclusione della conferenza evita una nuova potenziale crescita di tensione che un fallimento dei lavori avrebbe certo avuto nella controversia fra Stati Uniti e Libia sullo stabilimento chimico di Rabta. E il caso Rabta resta aperto in Germania federale. Oggi la magistratura tedesca ha avviato un'indagine sulla compagnia di Francoforte, IBI, sospettata di aver contribuito alla costruzione dell'impianto chimico libico. Ieri una raffica di provvedimenti per rafforzare i controlli sull'export chimico. Oggi un'inchiesta giudiziaria. Il governo tedesco lascia da parte la difesa d'ufficio dell'industria e scoperchia il calderone degli affari proibiti con Gheddafi. La IBI e la Imhausen sono le capofila di una serie di società nel mirino degli inquirenti che in queste ore stanno bussando alle porte di tecnici, trasportatori, amministratori. Non solo in Germania federale, ma anche in Belgio. È da Anversa, infatti, che nell'85 e nell'86 sarebbero partiti ingenti carichi di prodotti chimici destinati a Tripoli e in particolare all'impianto di Rabta. Anche il cancelliere Kohl, nel suo tradizionale discorso di inizio anno, ha ammesso per la prima volta la possibile partecipazione di industrie tedesche alla costruzione della fabbrica libica. Kohl ha confermato che un gruppo di esperti è partito oggi da Bonn diretto a Washington per prendere in consegna documenti sul caso. Il paese più in allarme per il proliferare delle armi chimiche nel mondo arabo è Israele. Il governo di Gerusalemme non sembra fidarsi molto degli accordi internazionali ed ha deciso di proteggere tutta la popolazione dal rischio di un attacco chimico. Israele non si fida molto degli accordi internazionali sulle armi chimiche ed è quindi oggi il paese più attrezzato a fronteggiare una minaccia di questo tipo. Tutti i cittadini israeliani, non solo quelli che prestano servizio militare, sono stati addestrati ad usare maschere e tute antiaggressivi chimici. Il materiale per proteggere l'intera popolazione, comprese donne e bambini, è stato già acquistato e stoccato in speciali depositi che il governo di Gerusalemme ha piazzato in località strategiche facilmente raggiungibili dalla popolazione. Le immagini della guerra Iran-Iraq e delle stragi di curde compiute dai gas iracheni, spiega Yosef Alfer, ricercatore dell'Università di Tel Aviv ed esperto di aggressivi chimici, hanno terrorizzato l'opinione pubblica israeliana. Secondo Alfer ci sono almeno
almeno tre nemici di Israele dotati di armi chimiche: la Libia con l'impianto di Rabta, la Siria con la fabbrica chimica di Damasco e l'Iraq con lo stabilimento di Samarra che ha prodotto le armi usate nella guerra contro l'Iran. Secondo Alfer, l'insidia più pericolosa è quella della Siria, sia per la vicinanza tra i due paesi, sia per il tipo di arsenale chimico siriano, altamente sofisticato e dotato di armi binarie, cioè facilmente stoccabili perché diventano letali solo dopo l'esplosione che mescola due sostanze di per sé non nocive. La filosofia degli israeliani di fronte al dibattito internazionale sulle armi chimiche si può riassumere con le parole di questo ufficiale israeliano: non fidarti del tuo nemico. La questione palestinese. Yasser Arafat ha avuto oggi una serie di colloqui politici ad Atene. Il capo dell'OLP si è incontrato tra l'altro col primo ministro greco Papandreou, che ha ribadito l'appoggio del suo governo allo Stato palestinese proclamato ad Algeri. La Grecia e lo Stato europeo da sempre più vicino alle rivendicazioni dell'OLP. Ma la questione medio orientale sta impegnando anche il resto dei 12. È giunta infatti in Israele la missione europea guidata da Lord Plumb. Primo appuntamento quello col premier Shamir. La delegazione proseguirà poi la sua visita in altri stati della regione. Ancora un giorno di battaglia in Libano tra le fazioni sciite rivali dei filosiriani di Hamas e degli Hezbollah filo-iraniani. Dopo gli scontri di oggi sulle colline di Jabal Safia a est di Sidone, si delinea sempre più chiaramente il successo delle milizie di Hamas, che hanno recuperato terreno dopo l'offensiva degli uomini del Partito di Dio scattata all'alba di domenica scorsa. Sono falliti i tentativi di mediazione sia dell'OLP di Yasser Arafat sia degli iraniani stessi. Fino all'alba di oggi erano stati contati 122 morti e oltre 300 feriti da entrambe le parti. TMC News continua tra poco con le altre notizie. Nella ricerca delle cause della sciagura aerea in Inghilterra si fa sempre più strada la tesi di un guasto alle apparecchiature di bordo. Ne parliamo tra qualche istante. Ehi, hey, ciao! È la tua? Sì, è la nuova Ford Escort. Sai, ciao. Quella col motore... Ah, hai i vetri elettrici. Certo, però è il motore che... E dentro? Il sedile posteriore frazionato? Sì, ma... Specchietti regolabili dall'interno? Anche. E il motore? Anche il contagiri? Sì. Beh, è equipaggiatissimo. E costa? Solo. A proposito, che dicevi del motore? È ecologico. Ecologico! Nuova Ford Escort, nuovo motore ecologico. Un'auto dall'aria pulita. Ford, qualità in azione. Domani ritorna l'appuntamento con l'attualità. Collegamento internazionale. Direttamente dalla CBS, in esclusiva le inchieste verità del giornalismo americano. Nel primo numero, da semplice passatempo a strumento di morte. La lotta di David Snow contro la diffusione dei giocattoli pericolosi. Il massacro dei delfini. Una strage ecologica che ogni giorno si consuma silenziosamente nelle acque del Pacifico. Collegamento internazionale. Da domani, ogni giovedì alle 20:30. La commissione d'inchiesta che indaga sulle cause della sciagura aerea avvenuta in Inghilterra domenica scorsa è giunta alle prime importanti conclusioni. Non è stato un sabotaggio a causare l'incidente, ma con tutta probabilità un difetto tecnico. La prima ad essere sollevata è stata la coda, 10 tonnellate di uno dei tre pezzi in cui il Boeing 737 della British Midland Airlines si è frantumato dopo lo schianto sull'autostrada M1 nei pressi di Kegworth. L'operazione di sgombro durerà 5 giorni. Le cause della sciagura intanto si vanno restringendo, errore umano o circuito di controllo difettoso. I primi esami hanno confermato che al momento dello schianto l'aereo aveva un motore in fiamme, ma non si trattava di quello di destra come aveva segnalato il comandante, bensì quello di sinistra. Sarebbe dunque stato il malfunzionamento degli apparati di controllo dei motori a indurre il comandante a disattivare il motore di destra, quello che pensava si stesse incendiando. Se l'ipotesi di un guasto tecnico venisse accertata, scomparirebbero dunque le ombre sulla figura del comandante Kevin Hunt. Dopo il primo interrogatorio di oggi, il pilota ha infatti dichiarato di sentirsi sollevato. Hunt resterebbe dunque l'eroe che ha evitato che l'aereo schiantasse su un villaggio.
Oltre 90 persone sono morte in Pakistan in un naufragio sul fiume Ravi a sud di Islamabad. Anche questa volta la sciagura è stata causata da problemi di sovraffollamento. Infatti l'imbarcazione trasportava 125 passeggeri diretti a un funerale. L'improvviso urto contro alcune travi metalliche ha spezzato il traghetto in due tronconi. 35 persone si sono salvate raggiungendo la riva del fiume a nuoto. I soccorritori sono riusciti a recuperare solo 7 corpi senza vita. È già arrivato in patria, a L'Avana, il primo contingente di soldati cubani che ieri aveva lasciato l'Angola. I militari, circa 450, erano partiti da Luanda in seguito all'accordo che prevede il ritiro di tutte le truppe straniere dal territorio angolano. Ad accoglierli all'aeroporto della capitale c'era il ministro della difesa, Raul Castro. Del gruppo facevano parte anche alcune donne del primo reggimento femminile di artiglieria antiaerea. Questo reggimento aveva avuto il compito di proteggere l'aeroporto militare costruito a Kahana, nella zona sud dell'Angola. Un secondo contingente di 950 soldati cubani arriverà a L'Avana fra circa 18 giorni. Sensazione e proteste in Messico per l'arresto di Joaquín Hernández Galicia, leader del sindacato dei petroliferi, il più potente sindacato del paese. L'arresto è avvenuto ieri sera al termine di una vera e propria battaglia nella casa del leader sindacale a Ciudad Madero. Nel corso degli scontri con i militari è morto un agente federale. Galicia, noto come La China, è stato catturato insieme ad altri 17 dirigenti sindacali. Per protestare contro gli arresti, i lavoratori del petrolio hanno dato vita a numerose manifestazioni, anche a Città del Messico. Il giornalista inglese Peter Nichols è morto questa mattina a Bracciano, vicino a Roma, colpito da ictus. Nichols aveva 60 anni, da 31 viveva e lavorava in Italia. Lo era stato per due volte presidente dell'Associazione della Stampa Estera. Corrispondente del Times, Nichols era anche direttore della rivista in lingua inglese stampata a Roma, Italy Italy. L'attaccamento all'Italia, da lui considerata una seconda patria, e la profonda conoscenza della realtà politica e sociale del paese d'adozione gli era valsa la nomina di commendatore della Repubblica. Il nostro telegiornale continua tra poco con le notizie sportive. Nella 14ª tappa della Parigi-Dakar, la Cagiva di Claudio Terruzzi ha colto un successo importante, ma ininfluente ai fini della classifica generale, capeggiata ancora dal francese Lallet. Ne parliamo tra pochi istanti. La maglieria intima Dual Blue è analergica, igienica, salutare. La trovi in farmacia o dai sanitari. La faccia no, la faccia no. Più giù, allarga, allarga. Guarda, hai visto? Dual Blue, lana fuori, cotone sulla pelle. La maglieria intima Dual Blue è analergica, igienica, salutare. La trovi in farmacia o dai sanitari. Siamo tutti ugualmente stupidi. Non riesco a capire perché cerchiamo così disperatamente di essere unici quando siamo tutti uguali. Eisenhower, Kennedy, Johnson, io, voi. Mi piace un sacco stare lassù, è come recitare una poesia davanti a tutti quanti, capito? Ma il punto è la repressione delle parole. Perché parlare di queste cose vi fa diventare il peggiore elemento della società. Un film di Bob Fosse, Dustin Hoffman, Lemmy. Venerdì alle 20:30. La Parigi-Dakar 1989 vi è offerta da Lucky Explorer. La Parigi-Dakar ha offerto oggi a Franco Picco l'ultima chance per un recupero della leadership nella classifica moto. Il Veneto ha fallito, mentre la Cagiva ha ottenuto un'altra brillante affermazione, chiudendo prima con Claudio Terruzzi. La Bay in Mali, Tamba Kunda in Senegal. Tra questi due punti la tappa odierna ha disegnato una traccia sinuosa, ricca di insidie. I dakariani considerano questo come l'ultimo vero ostacolo della corsa e automaticamente l'ultima speciale che offra occasione di sorpasso. Così in realtà è stato, ma a vincere guadagnando oltre un'ora sul francese Lallet, attuale leader della classifica moto, sono stati Terruzzi e Orioli. Purtroppo i due della Cagiva hanno le famose 3 ore di penalizzazione e quella di oggi resta così un'affermazione ininfluente ai fini della classifica. Chi avrebbe dovuto invece sfruttare appieno l'occasione era Franco Picco, ma il Veneto non c'è riuscito. Sebbene Lallet sia arrivato ad oltre un'ora da Terruzzi, è infatti rimasto davanti a Picco, dandogli altri 6 minuti, che sommati a quelli di ieri diventano più di 40.
E ora, l'alfiere della Yamaha deve vedersela anche dallo spagnolo Morales, che insidia da vicino la sua seconda piazza in virtù dell'ottimo tempo fatto segnare oggi. La Guinea lascerà quindi un brutto ricordo a Picco, mentre fa salire nei cuori cagiva la rabbia per quel controllo saltato. Senza quei 180 minuti di penalità, Eddie Orioli sarebbe ora a ridosso di Picco e Morales in lotta per la piazza d'onore. Insomma, un finale pieno di sé, che fa pensare alla speciale annullata, al carburante annacquato, a tante cose che avrebbero potuto mutare radicalmente il volto della classifica. Da notare oggi un incidente che ha coinvolto una bimba. Al 50° chilometro della speciale, la Nissan del francese Boucher ha investito la piccola, che è stata subito ricoverata all'ospedale di Labé, dove gli è stato riscontrato un trauma cranio. Per domani e dopodomani i dakariani hanno di fronte solo due tappe facili. Sulla carta una sorta di passerella che non dovrebbe offrire colpi di scena, ma la corsa africana in 10 anni ha scritto pagine e pagine di imprevisti, e finché non verranno toccate le sponde del Lago Rosa nessuno potrà alzare il braccio in segno di vittoria, e sarà lecito sperare anche nell'improbabile. Fra 2 mesi e mezzo la Formula 1 riprenderà il suo cammino. Fra le scuderie che stanno affilando le armi in vista del mondiale, la Ferrari, che ha iniziato oggi una 3 giorni di test alle Castellet in Francia. Sul circuito di Le Castellet, nel sud della Francia, è iniziata oggi ufficialmente l'attività in Ferrari del pilota Nigel Mansell. Presenti John Barnard ed il responsabile dei motori, ingegner Castelli, Mansell ha provato la vettura 89 con motore aspirato e cambio ad innesti automatici portata dalla Ferrari sul circuito medio di 3.800 metri. Se l'interesse intorno al pilota inglese era molto, non meno curioso era lui stesso di iniziare questa nuova fase della sua carriera e di assaggiare la vettura concretamente. Infatti, Mansell ha dichiarato che è sempre stato il suo sogno quello di guidare in rosso con la Ferrari, e quindi giudica fantastico che ciò si sia avverato. Il suo primo giudizio sulla vettura è stato prudente. Si è dichiarato abbastanza soddisfatto, ha constatato che tutti lavorano molto per questa macchina ed ha scoperto questa nuova squadra. Pensa che faranno dei progressi nei prossimi 2 mesi, spera che per la prima corsa la vettura migliorerà ancora. I hope at the first race we are much better than we are now. Dichiarazioni prudenti, insomma, ma nel complesso, dai visi dei tecnici e del pilota, si coglieva un discreto ottimismo, che traspare anche dal fatto che è stata portata una sola vettura in pista. La 639 a 12 cilindri gode di piena fiducia. Oggi, prima giornata, è ancora presto per trarre delle indicazioni cronometriche, tanto più che il tracciato utilizzato è quello meno usato e quindi senza possibili riferimenti. La speranza è una sola: che si tratti dell'accoppiata vincente. La seconda giornata 1989 del campionato italiano di calcio domenica proporrà 2 big match, lo scontro al vertice Napoli-Inter e il derby fra Roma e Lazio. Nell'aria è ormai palpabile il profumo delle due sfide. Per saperne di più però siamo andati a curiosare nelle tane di 2 formazioni che daranno vita agli attesi confronti Inter e Roma. Sentiamo come i protagonisti si stanno preparando al match. Cioè, sappiamo dell'importanza di quello che ci giochiamo, però così viviamo, diciamo, la settimana molto serenamente, anche perché abbiamo questo grande vantaggio e quindi andremo giù facendo la nostra partita e non facendoci condizionare dall'ambiente. Noi siamo in testa, vogliamo restarci, sappiamo che è difficile e anche la nostra corsa allo scudetto passa da Napoli. Ben diversa la situazione a Roma, con i giallorossi tutt'altro che tranquilli per un derby che torna dopo quasi 4 anni. Una partita difficile per noi, perché magari siamo favoriti essendo prima in classifica, e come si sa i derby non è una partita normale, perciò abbiamo un po' di paura. Principalmente i tifosi, no? I tifosi aspettano con grande ansietà questo derby dopo dei 4 anni. E anche io aspetto tanto questo derby, perché è una partita importantissima per noi giocatori, anche per i tifosi. Aspetto di fare in campo in questo derby, se gioco, quello che faceva a Brasile, quei derby di Rio de Janeiro principalmente. La partitissima di domenica, Napoli-Inter, di cui abbiamo poco parlato, verrà arbitrata dall'internazionale Lobello al suo primo impegno del 1989. Queste le altre designazioni decise oggi: Atalanta-Ascoli, Papa-Resta, Bologna-Lecce-Frigerio, Fiorentina-Juventus-Pezzella, Lazio-Roma-Delia, Milan-Como-Dicola, Napoli-Inter-Lobello, Pescara-Sandoria-Magni, Torino-Pisa-Baldas, Verona-Cesena-Longhi.
Bene, e prima di chiudere un'ultima notizia che giunge dall'Antartide, il sesto continente che si appresta a vivere un anno molto difficile sotto il punto di vista del suo ecosistema, peraltro già precario. Infatti si sta trattando a livello mondiale per la spartizione e il conseguente sfruttamento del ricco sottosuolo antartico. Quindi un ulteriore e forse definitivo colpo alle azioni di lotta degli ecologisti volte al rispetto della tutela ambientale. L'ultima di queste riguarda il boicottaggio dell'associazione ecologica Greenpeace nel settore antartico francese, dove è in fase di avanzata realizzazione una pista di atterraggio. TMC News si chiude qui. Prossimo appuntamento con le notizie alle 22.05 con Tele Monte Carlo Informa. Vi lascio ora al film La spiaggia della paura. Buona serata e arrivederci a domani. Signore frazionato. Sì.